Di avventura in avventura, Mandrake il mago e il suo fido compagno Lothar raggiungono l'Egitto. Non potremmo fermarci un po', Mandrake? Guarda quei tre viaggiatori, Lothar. Quelli non pensano certo a fermarsi. Svelto, Lothar, quella ragazza è in pericolo. Cosa vieni a fare tu? Via o sparo? Davvero? Ma io sono curioso. E... attento, il tuo fucile ti scivola fra le dita. Un mago? Un fachiro? Ma io non subirò i suoi trucchi. Questo non è un trucco. E non si deve sparare alle spalle. Fuggiamo! Corri! Ma sto già correndo! L'ha scampata per un pelo, signorina. Quei predoni... Non so come ringraziarla, ma quelli non erano predoni, volevano uccidermi. Ucciderla? E perché? Erano le mie guide. Immagino però che siano state pagate dai miei cugini. Ho bisogno di aiuto. Sono alla ricerca di un tesoro. Mi chiamo Elizabeth Jarre. Sono sola e devo difendermi da chi vuole sbarazzarsi di me. Ha detto un tesoro? Oro, gioielli tra le sabbie del Sahara? No, sto cercando un numero e la traccia successiva. Non capisco. Un numero e la traccia successiva, cosa vuol dire? Glielo spiego, Mandrake. 6 mesi fa, mio zio Roger è morto. Era ricchissimo ed era stato un giramondo. Così, quando io e i miei cugini ci ritrovammo per la lettura del suo testamento... Tutta la enorme fortuna di vostro zio è chiusa in questa cassaforte di cui nessuno conosce la combinazione. Vostro zio aveva uno strano senso dell'umorismo. Durante i suoi viaggi ha nascosto i 4 numeri della combinazione in 4 posti diversi, in diverse parti del mondo. E voi dovrete trovarli. Chi per primo li avrà tutti e 4 erediterà tutto. Ma come? Miss Augusta, vostro zio ha lasciato un messaggio che porta al primo numero. Quando lo avrete trovato, troverete anche una traccia per il secondo, e così via. E così il notaio ci consegnò la prima indicazione. Che idea fantastica! E lei dice che ora i suoi cugini le si sono messi contro? Sì, tutti e 3. Augusta la più cattiva e i suoi 2 fratelli. Mandrake, se almeno potesse aiutarmi. Raggiunto il Cairo, Mandrake si interessa della strana faccenda. Allora, a Cheope il vecchio ha un dolore nel collo. Cosa vorrà dire? Naturalmente Cheope è la piramide. Quanto al resto vedremo. Ora però, Elizabeth, lei ha bisogno di riposare. Intanto ci penserò su. Mandrake, grazie. I 3 cugini di Elizabeth tengono consiglio. Ma Augusta, quegli arabi potevano ucciderla. Il mio ordine era solo di spaventarla. Ma perché non dividiamo? L'eredità dovrebbe bastare per tutti. Non dividiamo niente. Carl, vieni con me. Pete si sta rammollendo. Bisogna andare alla piramide stanotte per cercare il numero. Fai in modo che Elizabeth non ci segua. Intanto Elizabeth, rassicurata dalla promessa di aiuto di Mandrake, dorme tranquillamente, ma... Ti prego, Carl, tappa quella boccetta di narcotico. L'odore è insopportabile. Eh? Come? Sei qui e sei là. Sto diventando matto. Temo proprio di sì. Santo cielo! Mandrake, mi pare di aver sentito una voce, ma forse stavo sognando. No. No, suo cugino Carl è venuto a trovarla e io mi sono permesso di fargli un piccolo scherzo. Uno scherzo? Una semplice illusione. Ha creduto di vederla in 2 posti diversi nello stesso momento. Ma ora sbrighiamoci. Dobbiamo essere alla piramide prima dei cari cugini. Ma se ti dico che c'erano 2 Elizabeth? Storie. Carl, hai solo preso una gran fifa. Ma non perdiamo altro tempo. Dobbiamo arrivare alla piramide prima di loro. Intanto, dentro la piramide di Cheope... Non riusciremo mai a trovare quello che cerchiamo. Shh! Sento dei passi. Presto, venga. Mandrake, aiuto! Una mummia. Abbiamo avuto fortuna. Ecco quello che cercavamo. È la soluzione del primo enigma. Il vecchio ha un dolore nel collo. Il primo numero della combinazione è il 5. Ma a cosa ci servirà? Augusta e gli altri ci staranno aspettando all'ingresso della piramide. Ah già, i cari cugini. Per loro ho in mente un altro piccolo scherzo. Ma Augusta, non vorrei mica sparare a Elizabeth. No, il mio bersaglio è Mandrake. Guardate! Benvenuti nella mia piramide. Scusate se non vi offro nulla, ma ho smesso di bere circa 4.000 anni fa. Vi prego, non fuggite. Sono secoli che non ricevo visite. Che cosa è successo? Un trucco di Mandrake, ne sono sicura. E noi ci siamo cascati. Io comincio ad averne abbastanza. Mandrake, come mummia lei è stato fantastico. Il trucco ha funzionato. Ora
Leggiamo la traccia per poter proseguire nella nostra caccia al tesoro. A Cerebi c'è un idolo con un occhio rosso. Ci troverai il numero se conservi la testa. Ma cosa significa? Cerebi. È un'isola dei mari del sud. Mandrake ed Elizabeth sono tornati all'albergo del Cairo. Il portiere dell'albergo mi ha detto che Elizabeth ha telefonato a un'agenzia di navigazione. Ciò significa che ha trovato la seconda traccia ed è pronta a partire. Tieni d'occhio la sua stanza, Carl. Appena esce la seguiamo. Mi sorvegliano. Oh, Mandrake, mi dispiace di averla cacciata in questo impiccio. Ma se non mi sono mai divertito tanto. Non si preoccupi, Elizabeth. Ce ne andremo e loro non se ne accorgeranno. È ancora nella sua stanza. C'è la sua ombra che cammina dietro le tende. Eppure il portiere mi ha detto che ha chiesto il conto un'ora fa. Andiamo a vedere. Nella stanza deserta, Augusta e Carl scoprono il mistero. Una figurina ritagliata che gira sul piatto del fonografo. Ma Augusta, come potevo immaginare? Sei il solito idiota, Carl. Presto, portami al porto. Presto! Intanto, il cugino Pete, innamorato di Elizabeth, si è unito a lei e a Mandrake per la caccia al tesoro e tutti e tre fanno rotta per i mari del sud. Che buffo! Lo zio Roger amava sempre scherzare. Se conservi la testa. Uno scherzo, dice? Non lo credo proprio. L'isola di Cerebi è piena di cacciatori di teste. Ma almeno non ci dovremmo preoccupare di Augusta. Penso proprio che avrà rinunciato alla caccia. Speriamo. Ma sulla stessa nave anche Augusta ha trovato un nuovo alleato. Questa è la storia della caccia al tesoro. I miei fratelli mi hanno abbandonato. Se lei mi aiuta, avrà metà dell'eredità. E se quello che mi dice è vero, sarà più che sufficiente. Zio Roger era ricchissimo e tutta la sua fortuna è in quella cassaforte. Krag, dicono che nei mari del sud lei è una potenza. Quindi, arrivati là, non le sarà difficile mettere gli indigeni contro Mandrake. Certo, basterà dire loro che Mandrake vuol rubare l'idolo dall'occhio rosso, vero? Ma non è meglio aspettare di essere a Cerebi per sbarazzarsi di Mandrake? Perché aspettare, Augusta? Ho assoldato alcuni marinai indigeni e... cosa fatta, Capua? Questi mi sembrano animati da cattive intenzioni. Meglio far cambiare loro idea. Inutile buttarmi a mare, so nuotare come un pesce. Oh, amici, restate! Sono un pesce che ama chiacchierare. Una magia! Di là forse, ma di qua ci sono io. E io sono una realtà! Dannazione! E allora, Krag? Ho cambiato idea. Sì, mi occuperò di Mandrake a Cerebi. La nave con i nostri eroi raggiunge Cerebi, l'isola dei cacciatori di teste. Al porto mi hanno detto che gli indigeni non sono pericolosi se non sono molestati. E noi non vogliamo dar loro fastidio. Ci basterà poter vedere il loro idolo dall'occhio rosso e trovare il terzo numero. Ti dico e ti ripeto, Gavari, che Mandrake è un vostro nemico. Dovete ucciderlo. Ma ora, signor Krag, la nostra è una tribù pacifica. Ma questo bianco vuole rubarvi l'idolo dall'occhio rosso? Guai all'uomo bianco, allora. Per questo sacrilegio, la pena è la morte. Quando penso che questi indigeni erano cacciatori di teste, beh, ho un po' di paura. Tutto andrà bene, Elizabeth, purché, come ha scritto zio Roger, conserviamo la testa. Dovendo avvicinare il terribile idolo dei cacciatori di teste, riusciranno i nostri eroi a conservare la loro? Lo saprete alla prossima puntata.